È nuovamente scontro nella puntata di ieri dell'1 aprile tra Alessandra Celentano e Maddalena Svevi. Quest'ultima, infatti, ha vinto contro Isobel in un guanto di sfida dedicato alla sensualità, ma Alessandra nuovamente la butta giù a terra dicendogli: "Tu non eri sensuale, eri volgare". Ma andiamo a vedere nei dettagli che cosa è accaduto. Al termine dell'esibizione, dove entrambe erano, diciamolo, bellissime e bravissime, Cristiano Malgioglio dà il punto a Maddalena, mentre Giuseppe Gioffrè deve commentare alla maestra Celentano dicendo così: "Io non ho visto tutto questo divario tra le due". E Celentano, poi sorpresa da queste parole del ballerino, spiega: "Il tema però era la sensualità, non la volgarità. Non occorre caricare così tanto. Io l'ho trovata molto, molto allegra, Isobel". Invece, la ballerina di Emanuela, quindi Maddalena, l'ho trovata troppo, troppo volgare. Ovviamente il commento di Alessandra Celentano ha trovato tanto disaccordo tra il pubblico e anche tra i giudici, che alla fine poi hanno premiato Maddalena e ha vinto la sfida. Maddalena poi, in un altro guanto di sfida, ha cercato di difendersi e si è detta stanca di tutte le parole che la maestra Celentano ogni giorno ripetutamente gli rivolge. È stanca di sentirsi sempre sottovalutata e Alessandra Celentano ovviamente gli dice: "Devi stare zitta perché stai diventando una lagna". Questa parola ha trovato poi il supporto di Maria De Filippi, che le ha detto: "Alessandra, non devi dire così". E a Maddalena risponde: "Fregatene, guarda, sei bellissima come il sole. E tu che cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti, lascia un mio like se ti va e iscriviti al mio canale. Io ti aspetto come sempre per tanti altri prossimi video."